Oggi in edicola. Rassegna stampa. Mercoledì 3 gennaio, buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie principali riportate questa mattina sui quotidiani locali. Partiamo dal Corriere Romagna. Assalto al pronto soccorso, ricoveri, boom d'anziani, riunione d'urgenza agli infermi dove si dicono pronti a trovare nuovi posti letto. In taglio alto la cronaca, lite in strada, magistrato a processo, alla sbarra anche tre studenti a loro volta denunciati per minacce e lesioni. A centropagina la fotonotizia è dedicata a una bella storia, nidi artificiali, balestrucci salvi. Una coppia di coniugi che si è presa a cuore i balestrucci e cerca in tutti i modi di agevolare la loro nidificazione. Hanno scelto proprio il tetto della loro casa per vivere alcuni mesi quando arrivano i piccoli pulli. Andiamo ancora a leggere qualche altra notizia in prima pagina sul Corriere. Nuove sale giochi, porte sbarrate, siamo a Riccione. Poi si parla anche dei saldi che partiranno il 5 gennaio per l'online, dicono gli addetti del settore, servono nuove regole. E poi una serie di ispezioni durante l'anno sui cantieri edili, ci sono state a Rimini una raffica di denunce. Concessioni, il monito di Mattarella, il capo dello Stato boccia il sistema delle proroghe balneari e non solo quelle, però diciamo che chiaramente sul nostro territorio il tema dei balneari è sempre molto caldo. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Resto del Carlino, elezioni, rebus sui candidati sindaci. In 16 comuni della provincia si voterà il 9 giugno, incognita sul terzo mandato, poi ci sono i duelli più attesi, quindi insomma già all'inizio di questo anno si vede un lungo periodo di campagna elettorale. Concessioni di spiaggia, canoni scontati nel 2024, il richiamo di Mattarella. A centropagina una bella fotonotizia, la mia amica Raffa, la bellariese Frida Vasini, protagonista della serie TV dedicata alla Carrà. La si vede in questa fotografia sorridente mentre tiene appunto tra le mani due fotografie storiche di Raffaella Carrà. Mancata precedenza, lite con studenti, finisce in rissa, magistrato alla sbarra. Lutto a Coriano, addio a Maggioli, passionaria del Carroccio. E anche qui si parla di influenza, si è ricoverati in terapia intensiva e si dice ospedali sotto stress. Andiamo a vedere anche le notizie in taglio basso, in motorino sulle strade della mia Romagna. De Luigi a Rimini per presentare il suo film. E poi a Riccione un incidente, schianto sulla Litorania, auto vola e si ribalta, tre feriti fortunatamente lievi, sull'automobile viaggiavano in cinque. Queste sono le prime pagine questa mattina dei quotidiani locali, a questo punto ritorniamo sulle pagine del Corriere e andiamo a sfogliarle insieme. Anche il Corriere sceglie un primo piano dedicato alle elezioni amministrative che ci saranno a giugno, chiaramente fa una panoramica più ampia di tutto il territorio romagnolo. A Cesena la Tuca punta al secondo mandato, niente sostegno da parte del Movimento 5 Stelle. E poi per quello che riguarda il Ravennate saranno 14 comuni alle urne, tra cui Cervia, Lugo e Russi. Si parla di Forlì dove il sindaco Zattini corre per il bis, il centro-sinistra invece non ha ancora svelato il nome dello sfidante. E poi nel Riminese dove sono 16 i comuni al rinnovo, il Corriere parla di un nodo Bellaria, perché a Bellaria il centrodestra non dovrebbe avere problemi a giocarsi la candidatura bis del sindaco Filippo Giorgetti. Ieri mattina anche una approfondita intervista sulle pagine del Resto del Carlino proprio a Giorgetti, ma gli osservatori della politica non possono fare a meno di notare una certa esuberanza sotto forma di critica da parte di Enzo Ceccarelli, che è stato ex sindaco proprio del comune di Bellaria Giammarina. Queste sono le situazioni raccontate dal Corriere, che poi nella pagina della regione mette una curiosa storia. Predappio, sindaco furioso, il 20
25 aprile, festa della Repubblica. Che errori nel calendario del comune. Ogni santa è stata spostata al 2 novembre, il primo è feriale. Insomma, ci sono tanti errori in questo lunario che l'amministrazione comunale ha fatto stampare in 2750 copie per distribuirlo come ogni anno tramite volontari alle famiglie, alle imprese, alle attività commerciali e all'associazione del territorio comunale. Insomma, c'è una situazione veramente complicata con il sindaco Roberto Canali che dice potremmo bloccare il pagamento alla ditta. E effettivamente, insomma, gli errori sono davvero significativi. E ora passiamo a Rimini, dove si torna a parlare di concessioni demaniali in una pagina con due notizie. Da una parte concessioni, la stangata di Mattarella, proroghe contro il diritto europeo, una lettera al governo e alle Camere dove il Presidente dice che ci sono dei profili di contrasto con il dettato costituzionale. Mattarella richiama un'analoga missiva del 24 febbraio 2023 dedicata alle proroghe delle concessioni demaniali marittime, dove il Presidente evidenziava profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e quindi con il dettato costituzionale. Per il presidente dei Bagnini di Rimini Sud, Mauro Vanni, cosa dice Vanni? Anche noi siamo contrari alle proroghe, vogliamo certezze per il futuro e per chi vuole investire. Interviene anche il senatore Marco Croatti, il governo ha scelto di mettere la testa sotto la sabbia e anche di ignorare le sentenze europee. E poi c'è l'attacco di Mare Libero con l'avvocato Roberto Biagini. Spiaggia, dice Biagini, partano subito i controlli. Biagini ha presentato un esposto in comune perché lui dice che bisogna andare a verificare quello che ancora vive e vegeta sull'arenile, ma non avrebbe più né titoli né autorizzazioni visto che le concessioni sono scadute il 31 dicembre 2023 e quindi chiaramente anche tutto quello che è legato ad esse va verificato. Queste sono le parole di Biagini. Cantieri, denunce, mancati collaudi, territorio violato, abusi edilizia a raffica. Il mattone sotto la lente del comune con una serie di controlli che sono stati fatti nell'arco del 2023. In particolare sono stati 1155 gli accertamenti sugli abusi edilizi, 137 le comunicazioni di notizie di reato, 104 le violazioni contestate per il mancato rispetto delle normative sismiche e del collaudo statico. L'amministrazione fa presente che è importante mantenere alta l'attenzione anche alla luce della ripresa delle ristrutturazioni. Rispetto all'anno appena trascorso c'è stato un lieve calo, nessun cantiere è stato posto sotto sequestro. Lite stradale finisce in tribunale, magistrato onorario a processo, leggiamo sempre sulle pagine delle Corriere, lo scontro in cui sono volati pugni sarebbe avvenuto con tre studenti finiti a loro volta in aula. Questo alterco con tanto di botte avvenne il 10 settembre del 2020 tra via Matteotti e via Bissolati, siamo a Rimini. Tutti e quattro sono finiti a processo e tra l'altro un processo che si svolgerà al Tribunale di Ancona che è competente per procedimenti riguardanti i magistrati Emiliano Romagnoli come appunto questo vice procuratore onorario in forza ad una procura dell'Emilia Romagna. I protagonisti della vicenda, tutti e quattro, erano in sella ai loro scooter prima dell'accaduto, ma poi la versione dei fatti è completamente opposta. Il magistrato dice di avere subito delle percosse, delle minacce da un ragazzo a cui poi sono andati in aiuto gli altri due amici, erano tutti praticamente sugli scooter. I ragazzi invece dicono che è assolutamente accaduto il contrario, cioè i due in particolare che sono andati aiuto e sarebbero intervenuti perché il loro amico veniva picchiato dal magistrato proprio per questo alterco legato a delle precedenze mancate. Insomma, tutto dovrà essere stabilito in un'aula giudiziaria. Vigile del fuoco in pensione dopo 37 anni, si tratta del caporeparto esperto Franco Sancisi che lascia la divisa, ha sempre messo passione e ha sempre rispettato le regole, questo viene raccontato anche proprio dal comando e si è sempre distinto per il suo impegno, una lunga carriera e ora un meritato riposo. Capodanno, più forti dell'influenza, poche disdette che sono state subito rimpiazzate, esulta l'associazione albergatori di Rimini, si parla di una folla da tutto esaurire
favorito da parte di Visit Romagna, e il presidente Jamil Sarigolvad dice: un grande evento corale che testimonia la capacità di saperci promuovere in un'ottica di sistema. Qualche disdetta è arrivata, ma le camere d'albergo lasciate libere sono state riempite in extremis dagli arrivi dell'ultima ora, quindi di persone che altrimenti avrebbero trovato tutto sold out. C'è una novità nella formazione musicale di Rimini, perché c'è una fusione tra due conservatori, quello di Rimini e di Cesena. Via libera questo nuovo conservatorio che si chiamerà Maderna Lettimi. E ora si parla di ospedali, di ospedali che si trovano ad affrontare una situazione di crisi in questo momento in cui sta per arrivare il picco influenzale. Il Corriere intervista Marco Montanari, che è medico del pronto soccorso già da tanti anni. Riparte il super lavoro, sono tanti gli anziani che stanno arrivando in questi giorni, e Montanari dice: servono più posti letto. Finite le feste, fatto una riunione d'emergenza all'ospedale infermi, molte le riacutizzazioni di problemi a livello respiratorio, monitoriamo perché non si entri in una fase ancora più critica. Lui dice che lavora in pronto soccorso da 20 anni, l'aumento di accessi dopo la festività è una situazione che capita ogni anno, e in particolare in questi giorni si nota un aumento degli accessi soprattutto tra gli anziani. Per quello che riguarda la patologia, prevalentemente è l'influenza. Gli viene chiesto anche del Covid e lui dice: l'infezione non è più quella di un tempo, chiaramente arrivano persone con il Covid, ma di problematiche gravi come in passato non ce ne sono. E a proposito di sanità, una serie di cantieri partiranno nel 2024 dalle case di comunità, si fa riferimento anche a quella che aprirà a giugno vicino all'ospedale infermi, si parla anche dei nuovi alloggi sociali, e la strategia del comune è quello di una priorità all'attivazione del piano di contrasto alle diseguaglianze proprio per gli accessi alle cure sanitarie, dove tutti, insomma anche le persone più fragili, anzi forse ancora di più, devono essere prese in carico. Saldi, tutto pronto alla corsa agli acquisti, ma la concorrenza online va regolata. Il presidente di Confcommercio Indino dice che in molti hanno stretto la cinghia in vista degli sconti, quindi insomma si attende che con il 5 gennaio, quando gli sconti partiranno in Emilia Romagna, siano tante le persone ad entrare nei negozi e anche ad acquistare. E poi c'è l'allarme di Zanzini di Federmoda: dall'e-commerce riduzioni eccessivi e prezzi predatori, anche se c'è, lui dice, nella calza della Befana una buona notizia: lo scenario alla Davide contro Golia vedrà un cambiamento, sebbene minimo, con la global tax al 15%, quindi anche chi commercia online pagherà finalmente le tasse. Tornando ad Indino, gli acquisti di Natale hanno superato di un 8-10% i risultati dello scorso anno, un segnale che fa ben sperare per il 2024, ma anche confidare nei saldi imminenti. Ristrutturano casa e salvano gli uccellini, nidi artificiali con una ditta da Bolzano. L'intervento è stato chiesto da una coppia di pensionati, loro sono Giuseppina e Sergio, vivono a Riccione e raccontano come i balestrucci nidifichino nella loro casa da 70 anni, quindi ci sono affezionati, insomma il loro arrivo porta la festa, poi insomma a fine luglio se ne vanno, e lo dicono proprio: ci siamo affezionati a questa specie protetta e in difficoltà, tant'è che qualche tempo fa dovevano ristrutturare casa, una ristrutturazione importante che avrebbe riguardato anche il tetto, dove appunto ci sono i nidi dei balestrucci. Trattandosi della seconda covata, si è fatta un'analisi, l'hanno fatta agli esperti, sarebbero volati a fine luglio, e di qui la richiesta alla ditta di installare le impalcature non prima di agosto, programmando l'intervento in modo da consentire ai genitori di portare i pulli all'involo con tranquillità. E poi insomma sono stati anche costruiti due nidi artificiali, è arrivata una ditta di Bolzano e li ha installati nei giorni scorsi, e loro dicono, insomma Giuseppina e Sergio, speriamo che siano di gradimento ai nuovi arrivati, insomma anche una casa nuova non solo per loro ma anche per i balestrucci. Dai balestrucci ai fratini, tutela del fratino, le associazioni dicono no ai grandi eventi sulla spiaggia, in particolare
particolare è arrivato il monito dall'ASOER, serve la tutela di uova e pulcini con gli show musicali, tanti gli esemplari morti, anche Monumenti Vivi Rimini difende la nidificazione, aveva fatto anche nei giorni scorsi un incontro proprio con gli amministratori comunali. Andiamo ora a Riccione, i fuochi di Capodanno non sono finiti, la festa si allunga fino all'Epifania, in particolare grazie all'evento dell'MC Pop Contest che porterà negli alberghi quasi 8.000 persone, tra cui oltre 2.000 atleti, è la 28esima edizione, ci saranno tanti appuntamenti all'interno del Palazzo dei Congressi, all'interno del Palazzo del Turismo, chiaramente tante sessioni di lavoro per gli atleti che vengono a Riccione proprio per allenarsi con coreografi di urban dance molto importanti, ma sono anche diversi gli appuntamenti aperti al pubblico. Per l'assessore al turismo Mattia Guidi questo è un periodo da record, siamo felici di supportare uno straordinario evento che riempirà di nuovo Riccione. Controlli sul territorio da parte della polizia, sono stati trovati dei minori con droga in tasca ed è stato individuato un conducente che perse il controllo dell'auto, aveva provocato nei giorni scorsi danni ad alcuni mezzi, a diverse automobili e insomma anche alla paratia di un cantiere su viale Rimini. Sale scommesse, porte sbarrate alle nuove aperture. Rieneva Plu, arriva la sentenza del Consiglio di Stato, a Riccione sarà impossibile aprire nuove sale giochi ma anche trasferire altrove quelle già presenti sul territorio. A stabilirlo, come spiega Agipro News, è la quinta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello della sala bingo in via D'Annunzio, ribaltando la decisione del TAR regionale che aveva confermato una delibera di chiusura del Consiglio Comunale di Riccione. Il PD di Riccione in lutto per la scomparsa di Sabrina, i funerali della storica volontaria si terranno domani nella chiesa di San Lorenzo alle 10, il PD appunto darà questo estremo saluto, chiaramente lo dà attraverso le parole e domani ci sarà poi il funerale a Sabrina Franchini, porge le condoglianze al marito Giuseppe, al fratello Fabio e ai familiari, la sessantenne che è deceduta il primo giorno dell'anno viene ricordata come una persona semplice e buona, vicina a tutti gli amici del PD nel lavoro, alle feste dell'Unità. E ora andiamo a Cattolica, dal palazzetto a Via del Porto, numerose le opere in cantiere in partenza proprio nel 2024, l'assessore ai lavori pubblici Uguccioni parla di un massimo impegno per portarle avanti tutte nel rispetto dei tempi che ci siamo dati. Per i prossimi 3 anni l'extragettito dell'imposta di soggiorno, 230.000 euro annui, servirà per la manutenzione delle aree turistiche. A Bellaria, Capodanno da sold out, oltre 5.000 persone nell'isola pedonale, massima soddisfazione per un format che ha accontentato famiglie giunte da ogni parte d'Italia, questo dice uno degli organizzatori che è appunto Prada. A Sant'Arcangelo, chiusura in bellezza con musica e tombola, oggi alle 18.30 è previsto uno spettacolo di danza, mentre alle 21 va in scena il concerto di Sberlati. E poi andiamo nella Valle del Rubicone, a Gatteo, alcune decine di dipendenti occupano la BRT, la protesta Solcobas per un cambio di appalto che metterebbe a rischio gli accordi in essere. E andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa, poi ci dedicheremo alle pagine sportive, con San Marino, visita di Mattarella, ecco le onorificenze ai capitani reggenti e ai segretari di Stato, una cerimonia effettuata in occasione dell'ultima seduta dell'anno del Congresso di Stato, appunto con la consegna di queste onorificenze che, con le quali appunto erano stati insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Ai reggenti l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, decorato di Gran Cordone. E ora passiamo allo sport con le notizie che ci riguardano da vicino, in particolare andiamo a leggere questa intervista a Morra, giocatore e attaccante del Rimini, che dice il primo obiettivo è fare subito più punti possibili. I 9 gol è il mio record, non ho fatto ancora niente. Gli interessamenti di mercato ci sono, ma io rimango qui. Quindi c'è una certezza, Morra, almeno questo dice lui, resterà a Rimini. Dobbiamo ripartire, dice ancora il giocatore, col piede giusto per stare lontani dalle zone pericolose. Poi se faremo bene guarderemo sopra. Quindi insomma, come anche insegna il
mister piedi ben piantati a terra. Sempre dalle pagine dell'inserto sportivo del Corriere parliamo anche di tennis. La Bronzetti parte forte a Brisbane, Sara Errani KO. La Verucchese dice c'era tanta tensione, ma la prima partita del nuovo anno, mentre la Massese sconfitta a Canberra. E poi basket under 15, il Memorial Fabbri alza oggi il sipario fino all'Epifania nella 12esima edizione al via 6 selezioni regionali maschile e 7 femminile oltre all'Happy Rimini. Si tratta del più importante appuntamento di selezioni regionali che si disputa sul suolo italiano e c'è una partnership anche con il nostro gruppo Icaro che trasmetterà alcune partite del torneo in diretta proprio sulla nostra piattaforma Icaro Play. Chiudiamo le pagine del Corriere e ci fermiamo un attimo e qui chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa. Piccola pausa e poi torniamo a leggere il resto del Carlino. Oggi in edicola. Rassegna stampa. Oggi in edicola. Rassegna stampa. La nostra rassegna stampa di questo mercoledì 3 gennaio riparte dalle pagine del Resto del Carlino e anche qui si parla di elezioni. Si vota a giugno, partiti a caccia di candidati, sindaci in corsa per il Tris, giochi ancora aperti nei 16 comuni alle urne, pesa l'incognita della nuova legge sul limite dei mandati. Se sarà approvata, tanti primi cittadini cercheranno la riconferma. Cosa prevede questa riforma? Se passerà nei comuni con meno di 5.000 residenti non ci sarà più il limite di mandato per i sindaci, mentre in quelli da 5.000 fino a 15.000 abitanti i sindaci potranno fare il terzo mandato. Dovesse essere approvato il decreto sarebbe una rivoluzione anche nella nostra provincia, scompaginerebbe i giochi delle candidature in parecchi comuni. E poi per i comuni più grandi, Sant'Arcangelo, Sacchetti favorito nel Partito Democratico, mentre il centrodestra, dice il Carlino, resta ancora in stallo. Sappiamo che qui c'è Alice Parma che non può ricandidarsi perché ha già fatto due mandati e per lei, visto il numero dei residenti di Sant'Arcangelo, anche la nuova regola non cambierebbe le sorti. A Bellaria Giorgetti tenta il bis e tra i Dem regna il caos, per cui insomma probabilmente bisognerà aspettare ancora per capire realmente come si giocheranno le carte, i vari partiti, le varie liste civiche. Sappiamo quanto nei comuni più piccoli il valore delle liste civiche, che appoggiate anche dai grandi partiti, sia e faccia la differenza. L'anno della svolta, così lo definisce il 2024 il Carlino. Rimini sogna in grande, dal turismo alla grande viabilità, dalla fiera all'aeroporto, ecco le partite che la città deve vincere per fare il salto di qualità. Si parla del cambio al vertice per il gruppo IEG in questo momento, insomma dopo la scomparsa di Lorenzo Cagnoni, traghettato al 2024 da Maurizio Ermetti, ma poi bisogna a capire che cosa accadrà nel prossimo consiglio d'amministrazione. Capitale della cultura, marzo il verdetto e poi per il nuovo stadio il match decisivo. Il Fellini spicca il volo in Europa e speriamo sempre di più. E poi c'è la questione viabilità, Metromare fa il bis perché appunto è atteso l'inizio dei lavori per il secondo tratto del Metromare dalla stazione fino alla fiera e poi statale 16 addio code perché dovrebbero concludersi tutti i grandi cantiere o comunque grande parte dei cantieri proprio su questa così importante direttrice per il traffico riminese. Ospedali sotto stress, influenza, ci sono 6 persone in terapia intensiva tra gli ospedali di Rimini e Riccione, le persone insomma vengono curate con tutto quello che serve, però gli addetti ai lavori, quindi medici e operatori sanitari, dicono che è peggio del 2023, presto ci sarà il picco. Cresce l'incidenza dei contagi
contagiati sulla popolazione, l'apice atteso tra 1 o 2 settimane. A parlare anche il primario Biagetti, che dice agli infermi la situazione è critica, il virus pesa sulla gestione delle altre patologie. Cominciamo ad avere numeri importanti, spiega Biagetti, ci sono ancora posti letto sgombri, è vero, ma l'incidenza in questa fase è una parabola che ancora non scende. Questo incide nel pronto soccorso, dove la situazione è molto critica, e se i malati non gravi sono sotto controllo, ci preoccupano quelli che hanno sviluppato la forma più aggressiva del virus e che, finendo in terapia intensiva, poi a cascata, incidono sul resto dell'attività. Anche qui si parla del magistrato alla sbarra, lite in strada con 3 studenti, volano pugni e minacce. Bisognerà capire, insomma, realmente com'è andata questa vicenda, anche se insomma, le posizioni sono molto diverse le une dagli altre. Qui tira un'altra aria, smog finalmente nei limiti di legge, la prima volta in 10 anni in cui non si è superato la soglia dei 35 sforamenti in un anno. Per l'assessore Montini si tratta di un risultato frutto dell'impegno messo dall'amministrazione, in particolare proprio sul tema ambientale, ma dice anche occorre migliorare. Sempre dalle pagine del Carrino, addio alla leghista Maggioli, ti ricordiamo ai raduni di Pontida. Avvocato e militante del Carroccio fin dalla prima ora, aveva 66 anni, ieri ci sono stati i funerali a Coriano, viene così ricordata appunto anche per la sua passione politica da Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e da Elena Raffaeli, segretario provinciale del partito. E la Maggioli appunto è mancata il 31 dicembre a causa di un tumore, i funerali si sono già tenuti. Marina Maggioli ha ricoperto la carica di ministro ombra nel primo governo dell'allora Lega Nord guidata da Umberto Bossi. Nel 1994 fu candidata alla Camera nel distretto di Rimini Sud per la Lega Nord e Forza Italia, ma non venne eletta. Il governo taglia il sussidio, in particolare si parla del reddito di cittadinanza con le novità che si sono introdotte con l'inizio del 2024. L'assessore Cristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale, si chiede politiche attive o solo un taglio di spesa. La preoccupazione è che appunto ci siano delle persone che rimangano fuori dal nuovo sussidio, che è appunto partito con il cambio di insomma, delle scelte da parte del governo. Si era stimato in un centinaio le famiglie destinate a dire addio completamente al reddito, ma che non rientrano poi anche nel nuovo sussidio, quindi c'è anche preoccupazione per possibili nuovi poveri. A Riccione un'auto carambola sul viale, 3 giovani feriti, una Fiat 500 è finita ruote all'aria in viale D'Annunzio dopo un sorpasso finito male, il veicolo ha abbattuto anche insegne e cartelli. Un rocambolesco e spettacolare incidente stradale si è verificato ieri mattina poco prima delle 11 in viale D'Annunzio a Riccione, interrompendo così la tregua dei sinistri registrata nel ponte di Capodanno. Una Fiat 500L che da sud viaggiava verso nord, secondo i primi accertamenti della polizia locale, nel tentativo di sorpassare una Peugeot 2008 avrebbe leggermente colpito il fianco della seconda vettura per poi sbandare e finire violentemente contro un palo sulla corsia opposta. A bordo si trova Trovavano 5 ventenni, 2 di loro sono rimasti illesi, gli altri 3 sono stati invece accompagnati in pronto soccorso, ma fortunatamente si parla di ferite lievi. A Cattolica la pagina è dedicata al mare di cantieri in partenza con la mappa di tutti gli interventi. A Bellaria la mia raffa prima che facesse rumore. Frida Vasini è una delle voci narranti della miniserie Disney dedicata alla Carrà, vi racconto la donna che porto nel cuore. Appunto viene raccontata dalla Vasini e non solo, la Carrà che era ancora la Lella Pelloni, nata a Bologna e cresciuta a Bellaria con la mamma Iris e la nonna Andreina. Oltre a Frida Vasini c'è poi anche Anna Vasini che era la tata di Raffaella, ma anche la tata di Frida, di cui appunto era zia. Per capire Raffaella, racconta Frida, bisogna capire l'importanza delle Azzore in Romagna. La Zora
incarna lo spirito di indipendenza. La maggior parte di alberghi in Romagna è mandata avanti da donne. Raffaella non ha sposato Frank Sinatra, che glielo chiese, perché non voleva essere la moglie di Sinatra, ma anche in altre occasioni ha sempre mantenuto questo spirito fortemente indipendente. Le è stato chiesto anche se Bellaria abbia fatto abbastanza per Raffaella Carrà e lei ha risposto: credo di sì, non siamo mai stati arrabbiati con lei, insomma, che poi ha scelto altri lidi. Le è stato, ricordiamo, anche a Bellaria dedicato il Lungomare. A Sant'Arcangelo, dal feroce pestaggio alla musica, una serata per aiutare Mattia, il 34enne sant'arcangiolese vittima di una brutale aggressione in piazza, si esibirà domani al Lavatoio. Sarà la stella dello spettacolo organizzato dalla Consulta del Volontariato con il patrocinio del Comune. Mattia canterà dei brani tratti dal suo repertorio, ma non mancheranno le risate con alcuni siparietti comici e dei divertenti cambi di look, che sono una delle specialità di mio figlio, racconta Roberta, la mamma del 34enne affetto da autismo. E ora a San Marino, culle vuote, sono solo 191 i nuovi nati in un anno. Nel 2023 San Marino è sceso per la prima volta sotto quota 200, riaccendendo i riflettori sul crollo demografico sul Titano. E prima di chiudere andiamo a leggere queste, alcuni tratti di una bella intervista fatta a Fabio De Luigi alla vigilia praticamente dell'uscita nelle sale del suo nuovo film 50 km all'ora, in sella con De Luigi Accorsi, il nostro road movie in Romagna. Domani l'attore di Sant'Arcangelo presenta a Rimini Riccione nelle sale Giometti il suo film, di cui anche regista. L'alluvione non ci ha fermato durante le riprese, ma girare non è stato facile. Il film, dice De Luigi, è un omaggio alla nostra terra che ha saputo rialzarsi. E poi un po' la storia, dagli Appennini al mare, dice De Luigi, racconto la storia di due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni e intraprendono il viaggio sognato da ragazzi, e lo fanno con un mezzo quanto mai particolare. Con questa notizia noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento con la rassegna stampa, ora l'informazione a carattere nazionale, poi torniamo subito dopo con il nostro primo TG. Grazie per averci seguito e buona giornata. Oggi in edicola. Rassegna stampa.